Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi voglio approfondire un articolo presente sul blog che ha suscitato veramente tanto interesse, ma anche alcune discussioni. L'articolo, non so se l'hai letto, è quello relativo alla progressione per fare un gol entro X minuti, per fare il primo gol entro X minuti. È una progressione che ci ha proposto un ragazzo che ha chiesto anche di rimanere anonimo perché voleva probabilmente tenersi fuori da tutte le polemiche che ne sarebbero scaturite, e in effetti alcune polemiche ne sono proprio scaturite. Allora, di che si tratta e perché ha generato una polemica? La tecnica che lui ci ha proposto, che è una tecnica che ha tenuto a specificare, non ha inventato lui, quindi anche per questo non voleva che apparisse il nome, riguarda la possibilità di segnare un gol entro determinati minuti della partita. Quindi lui gioca sostanzialmente quattro giocate su ogni partita: gol entro il 30° minuto, gol entro il 45° minuto, gol entro il 70° minuto, gol entro il 90° minuto. Su ogni partita gioca queste quattro opzioni, ma vince nel momento in cui arriva il primo gol. Quindi, se gioca entro il 30° minuto live e segnano, la scommessa è finita e su quella partita non gioca più, cambierà partita. Se invece dentro i primi 30 minuti non c'è il gol, raddoppia la cifra che ha giocato e va al 45° minuto. Se non segnano al 45°, raddoppia nuovamente l'importo e va al 70°. Se ancora non segnano, raddoppia l'importo e va al 90°. Sostanzialmente la sua scommessa si basa sul fatto che tramite la tecnica che ha studiato con il superfoglio, non beccherà partite che finiscono 0-0. Questa cosa del raddoppiare l'importo giocato, che è quella che poi ha suscitato la polemica, si chiama martingala. La martingala è proprio quella tipologia di giocata in cui si raddoppia costantemente l'importo giocato fino a che non si vince. Ogni volta che si perde si raddoppia fino a che non si vince. La martingala è una tecnica molto pericolosa, è una tecnica speculativa e brevemente, nel giro di poche sconfitte, si arrivano ad utilizzare anche budget molto importanti. Quindi è assolutamente da sconsigliare ed è per questo che si è generata la polemica. Ma il modo in cui questo ragazzo l'ha applicata a questa tipologia di scommessa la rende, secondo me, un pochino più praticabile, perché è veramente molto difficile, con i dati del superfoglio ovviamente, trovare due partite che finiscano 0-0, perché sostanzialmente la sua tecnica si basa sul seguire questa progressione su due partite di seguito. Quindi prima partita 30, 45, 70, 90. Se la prima partita gli finisce 0-0, continua a raddoppiare sulla seconda partita, 30, 45, 70, 90. Cioè lui, per perdere la sua progressione, dovrebbe trovare due partite consecutive che finiscono 0-0, ma non due partite prese a caso, due partite studiate con il superfoglio, utilizzando le tecniche che abbiamo che ci portano alle partite con gol. Quindi il super over, il super gol, la Formula 4 e la forbice. Queste quattro tecniche sono tutte tecniche che ci portano solitamente a partite con due, tre o più gol. A lui gliene basta una. Quindi individuare due partite che consecutivamente finiscono 0-0 non è impossibile, perché nell'impossibile, cioè la sicurezza al 100% di vincere non ce l'avremo mai. Però è veramente molto difficile. Quindi quello che a me aveva colpito di questa tecnica, il motivo per cui l'avevo condivisa, era proprio la genialità, se così la vogliamo definire, di utilizzare queste partite in cui molto probabilmente escono dei gol per
per ottenere una quota molto alta, perché questa giocata 30 minuti, 45, 70, 90 solitamente parte da una quota di 1,80 e se uno aspetta arriva fino a quota 2,60. Il mio consiglio è di non aspettare troppo, perché sennò poi magari il gol lo fanno e la giocata ci resta tra le mani e non la giochiamo. Però è una strategia che secondo me, magari con piccoli budget o magari senza budget, tanto per vedere se è effettivamente valida, la si può fare. Io l'ho fatta e sul canale mi arrivano tante mail di ragazzi che l'hanno provata. È veramente difficile che una partita da super over finisca 0-0 ed è veramente molto difficile che due partite di super over finiscano consecutivamente 0-0. Quindi non è tanto la martingala che deve interessarci, o quantomeno non è sulla martingala che dobbiamo puntare. La martingala è pericolosa. Cioè, se noi giochiamo con la tecnica della martingala, nel lungo periodo rischiamo tantissimo. Ma questa tecnica, chiamiamola piccola martingala, perché offre più coperture, un minimo di valore in più dettato dai dati scelti sul superfoglio, secondo me una chance la merita, ripeto, quantomeno testata senza budget, senza rischiare nulla. Cioè, poi io con questo ragazzo ci ho parlato, lui è un profilo alto spendente, non mette in campo tutta questa storia per 2 euro. Cioè, la sua prima giocata parte da 50 euro. Il suo obiettivo è vincere 50 euro di guadagno al giorno. A fine mese 50 euro di guadagno al giorno diventa una cifra importante. È una persona che vive il betting in maniera, non diciamo da professionisti, perché mi hanno detto i professionisti non giocano a martingala, va benissimo. Quindi non da professionisti, ma da investimento speculativo, ok? Quindi lui mette a rischio il suo capitale, perché comunque lo mette a rischio. È un rischio, non sto dicendo che non è un rischio, però lo mette a rischio con una tecnica che ha le sue fondamenta. Lui parte da 50 euro. Queste 8 giocate, perché si verificano su 8 partite, su 8 puntate nel caso in cui due partite finiscano 0-0, arrivano ad una copertura molto alta, cioè quasi a 15.000 euro alla fine di copertura. Per questo dico che è un profilo alto spendente. Uno che guadagna 1.000 euro non può fare una martingala partendo da 50 euro. Magari può farla per provarla da 2 euro, fermandosi a, nel caso in cui la dovesse perdere, a, non so, 40 euro. Però non tutti hanno le stesse disponibilità, non tutti giocano con gli stessi soldi, non per il fatto che noi non possiamo giocare con quei soldi, allora quella tecnica è necessariamente sbagliata. Cioè, bisogna essere anche un po' elastici quando si valutano le cose. Io, per esempio, una martingala da 50 euro non la farei. Anche se economicamente la potessi sostenere, non mi ci ritroverei a farla. Quindi l'ho provata in questi giorni, all'inizio senza budget, poi con 2 euro, poi con 5 euro. E devo dire la verità, non sono mai arrivato oltre la... mi sa, sempre entro la prima partita o entro la prima giocata della seconda partita. Quindi parliamo di messa in campo di capitali con le virgolette, perché erano cifre molto basse, cioè 5, 10, 20, 40, 80, 80 euro ho vinto. Quindi non è che,
chissà che cifra ho dovuto investire. Poi posso dire, ok, mi piace giocare in questo modo, no, non mi piace, perché qual è il fatto? Che la partita la devi seguire dall'inizio alla fine, devi giocare live, devi stare lì super concentrato, non ti devi fare prendere la smania da giocare troppo presto, perché magari puoi aspettare un pochettino che la quota sale, ma allo stesso tempo non devi aspettare troppo, perché se la quota sale e poi segnano e tu non hai fatto in tempo a giocare perché la quota te la sei lasciata sfuggire, ovviamente perdi il pregresso. Quindi è una condizione in cui, secondo me, le persone dovrebbero mettercisi per 90 minuti, come se per 90 minuti non fai altro, la segui con la massima determinazione, senza nessun tipo di distrazione, e poi ognuno utilizza il budget che può permettersi. C'è chi può permettersi giocate da 50 euro in su, c'è chi può permettersi giocate da 2 euro in su. Non cambia la tecnica in base ai soldi che vengono utilizzati, con la consapevolezza che la martingala in ogni caso è pericolosa. Quindi se io anche con 2 euro valuto che la martingala per me è pericolosa, non la devo giocare. Semplicemente, nessuno dice di giocare per forza, però secondo me va utilizzata l'intelligenza, va utilizzata l'elasticità per capire le opzioni che mi può dare quella tecnica. Magari faccio, non so, la faccio su solo 2 giocate, quindi solo sul gol primo tempo, gioco 2 euro 4 euro per imparare, poi gioco sui primi 90 minuti, quindi 2 euro 4 euro 8 euro 16 euro, cioè sto giocando dei capitali piccoli. Perché comunque, ripeto, non è da fare su tutte le partite, è da fare sulle partite che hanno le metriche che ci portano ai gol. Super over, super gol, forbice, formula 4. Su queste 4 sono degli spunti. Oppure sulle partite che già il superfoglio ci suggerisce da over. Se me la suggerisce da over, almeno un gol me lo faranno in quella partita. Se sbaglio una partita da over, la seconda, me lo faranno almeno un gol. Cioè, si vince con il primo gol. Quindi, questo video non è per dirvi giocatela. A me non cambia niente se giocate la martingala. Anzi, cioè, proprio se giocate la martingala o se giocate la quota 1.05, a me non me ne viene in tasca niente. È per abituarsi a studiare, per abituarsi a valutare. Cioè, non bisogna essere dei pappagalli che copiano quello che sentono dire, che copiano senza imparare quello che c'è da fare sul campo, nel senso, nello studio del betting. Il betting, per un buon, secondo me, 70%, si basa sull'esperienza del giocatore. Poi il software, il superfoglio, qualunque altro software, può darci quel 30% di margine per studiare un po' meglio, ma l'importante è quello che sa fare il giocatore. Quindi se io faccio semplicemente TTT, gioco, senza ragionare, non imparo nulla. E se vedo una tecnica, martingala, no, per carità, è pericolosissima. Sì, è pericolosa, ma studiamo la struttura di quella tecnica. Voglio immaginare, poi magari lo farò quando appena ho un attimo di tempo, andare a controllare quante partite con il super over sono finite 0-0. Quante partite e quante partite di seguito. Quindi è una probabilità molto bassa, molto remota. Il super over ci porta solitamente ad almeno 2 gol, a noi qui ce ne basta uno. L'invito che faccio è a provarla senza soldi, valutatela senza soldi. Dopo averla valutata senza soldi, potete dirmi ok, è pericolosa, oppure ci si può fare una giocata da 2 euro. Non vi dico di fare le giocate da 50 euro come fa questo ragazzo, perché non le faccio neanche io. Cioè, il mio metodo di studio di base resta
singola, raddoppio, multipletta, singola, raddoppio, multipletta. Ho provato un paio di giorni questa cosa della martingala, tanto per vedere com'era effettivamente, cioè ci ho pure vinto, ma poi non mi piace giocare fuori dalla mia zona di comfort. La mia zona di comfort è singola, raddoppio, multipletta, quindi anche che l'ho valutata come una buona tecnica non l'ho giocata, quindi di sicuro non vi sto invitando a giocarla, vi sto invitando a studiarla e a ragionarci sopra. Se volete fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.